Giorgio, buongiorno. Oggi, a buon'ora. Ho fatto una corsa. Sono 9:30. Ma sono dovuto passare in banca. Giulio, dai, tocca a te. È un momento, arrivo. Che devo prendere i biglietti del traghetto, capito? Sardegna. Sardegna. Costa Smeralda. Costa Paradiso. Costa tanto. Sono le 9:31. Vabbè, per un minuto che vuoi che sia, mamma mia. Eccomi qua. Eccomi qua un par di ciufoli. Guarda, la prossima volta prendo un altro al posto tuo. Guarda, dove trovi adesso? Tutto Ferragosto, saranno tutti in vacanza, no? Accontentati. Che devo fare? È un film italiano, una commedia. Tu devi fare la voce narrante. La Civicchia, protagonista. Ecco, la voce narrante. Pronti, dai, parti, vai. Narratore 1, prima. Nel cuore del Gargano. Gargano. Come? Gargano. Devo dire Gargano? No, si dice Gargano. Eh no, qui c'è la... Ah, pensavo che fosse un accento, invece è una cagatina di mosca. Va bene, d'accordo, facciamo. Seconda. Nel cuore del Gargano, là dove la foresta mediterranea lambisce l'Adriatico, sorge la bianca cittadina di Peschici. Peschici. Pure qui. Ammazza, è pieno di muschi qua, eh? Arrivaccio, eh? Nel cuore... No, da dove? Da metà, via. Da un certo punto, dall'ultima, vai. Ripresa, terza. Adriatico, sorge la bianca cittadina di Peschici. Boh. Il porto di San Felice dormicchia all'ombra della possente montagna che fu la mitica dimora della mala Circe. Ma che mala? Maga! Mala Circe, si dice. Maga Circe! Se vuoi che dico maga, io dico maga, ma insomma... Ma non è che voglio, si dice la maga Circe, lo sanno tutti! Benissimo. Della maga Circe. Un po' come cazzo, per... L'isola di Capri si staglia allegra su... Allegra, allegra, con due L. Con due L. Ah, allegra, chiuso. Chiuso, chiuso, allegra. Beh, chiuso sì, a quest'ora. Scusa, c'è da ridere. E faccio un'altra, eh? L'isola di Capri si staglia allegra e fascinosa nel mare azzurro del Golfo di Napoli. Golfo, Golfo di Napoli. Chiuso pure qui, è tutto chiuso qui, vabbè. Nel mare azzurro del Golfo di Napoli. Te va bene, mo? Dunque, voce narratore. A Ostia, sul litorale romano, è esploso il caldo d'agosto. Facilissimo, pronti, quando volete, vai. Narratore 5, prima. Scusate, eh? Ciao, Debe. Ciao, Giù. Che succede? Ma guardate, avrei bisogno di un piccolo favore se poteste farmelo, perché in sala 1 abbiamo appena finito di doppiare il film russo, quello su Pietro il Grande. Sai quello che ha vinto a Cannes? Ah, bellissimo. Duvalli. E purtroppo mi sono accorto che mi è saltata una battuta. Il personaggio dice solo quella. Giulio, se tu magari me la fai a vuoto. Ah, io volentieri, se non c'è niente in contrario. Va bene, però l'importante è che sia una cosa veloce, perché alle 7 c'ho l'aliscafo per Ponza. Ma sono 5 parole. Sì, allora lo famo. Ok, facciamola. Non è che ci sono quei nomi russi Fiodorovsky che uno poi sembra io. Tranquillo, una cosa semplicissima. Dunque, allora, a parlare è un vecchio contadino al quale hanno arrestato i figli. Mentre lo portano via, dice veloce, velocissimo alla moglie questa battuta. Forse, però, Pietro potrà proteggerli. Ma 5 parole, dai, che ci vuole, su. Dai, forza. Allora. Contadino a vuoto, prima. De corsa. Veloce. Forse, però, Pietro potrà proteggerli. Beh, me devo... Contadino a vuoto, seconda. Forse però Pietro potrà... Contadino a vuoto, terza. Forse però Peto. Mi è venuto Peto. Ho visto. È venuto Peto. Fammene un'altra. Contadino a vuoto, quarta. Forse però Pietro potrà... Forse però Preto. Ma no, ma è tosta però, eh. C'ho l'aliscafo. Vabbè, dai, fammene un'altra, su. Contadino a vuoto, quinta. Forse però Pietro potrà... Ma chi cazzo ha scritta sta battuta? L'ho scritta io, perché... No, è venuta bellissima, è bella, da clima, però sarà che io ho dato una botta prima. Capito, vado a sala 3, va? È meglio. Allora, riprendiamo il nostro film Un'estate al mare, vai con la voce narrante. Se sarà offeso. Torniamo al litorale, va. Narratore 5, seconda. A Ostia, sul litorale romano, è esploso il caldo d'agosto. Forse però Pietro potrà proteggerla. Ma è venuta, oh, chiamalo! Giorgio, ma guarda,
Ma incredibile! Ma che piacere, quanto tempo che non ti vedo! Io seguo. Ti seguo, vedo. Grande successo del Teatro Lende, eh? Ma figurati, ci trasciniamo in questa palude meravigliosa che è il teatro. Perdonami l'ossimoro. Qual è? Tesoro! Lui è Giulio, mio vecchio amico. Eravamo compagni di corso in accademia. Ciao Giulio! Ciao! Lei è la... Moglie. La terza. La terza, vedi, sì. Che io ti seguo. Molto carino, complimenti. Sei sempre stato il primo in tutto. Ah, andiamo, piantala, tu eri molto più bravo di me. Sì, ancora mi ricordo il nostro Giulio Cesare. Il nostro quale? Giulio Cesare, no, io Marcantonio e tu Bruto. Romani, cittadini, compatrioti. E alla fine il pubblico applaudiva molto di più te. Boh, io non mi ricordo. Poi una vita fa. Poi dal teatro sei sparito. Ma perché? Perché? È un delitto. Dici? Sai che c'è, a un certo punto, te lo dico, perché ho cominciato ad avere dei problemi di... Cervicale? No, cervicale sta... Sì, qua. E di... Sputavi? Come sputavo? Uno sputo. No, ci sono tanti colleghi che sputano, ti fanno la doccia, ti fanno... Ma hai sputato? No, di quando non ti viene in mente... Di memoria? Di memoria, esattamente. Allora mi sono detto, basta, e ho smesso. Hai fatto benissimo. Che senso ho fatto? No, nel senso che il teatro è pieno di problemi, una lotta quotidiana. No, però l'attore lo faccio uguale, mi sono dato al doppiaggio, almeno lì leggo il copione e non ho problemi di... Ma chissà quante volte ti ho sentito, ma certo, tu doppi. Aspetta, ricordami, quale attore doppi? Guarda, sicuramente avrai sentito un episodio della lunghissima, l'ho doppiata tutto io, la lunghissima serie dei Topics. No. Beh, non mi hai riconosciuto perché caratterizza il topo, sai, quello che fa. Tipico topo. Sono io quello. Il topo. Insomma, me la passo bene. Ecco. Insomma, però il palcoscenico è un'altra cosa. Il palcoscenico è femmina, anzi è tante femmine in una, è un po' amante, un po' madre, un po' zia, un po' nonna, un po' cugina. Tutto un gruppo di grandi troie comunque. Giorgio, andiamo, è tardi. Sì, vengo subito, io devo andare. Senti, vieni stasera, no? Dove? All'anfiteatro, facciamo la signora delle camelie di Dumas. Ma va? Non lo sapevo. Ah, non lo sapevo. Strano che è tutto... Vabbè, comunque io ti aspetto, guarda che ci tengo. Non mancherò. È uno spettacolo che fa pensare. Sì, con sti cazzi che c'ho per culo io vengo proprio a teatro, a pensare. Au, ai camelie, non in vacanza per un pensare. Vado a teatro, a pensare. Madame! Madame! Questa mi sputa tutto lo spettacolo. Questa tosse che mi squassa il petto. Non tema, madame. La sua salute rifiorirà. Pietosa buccina. Dai, dai. Coraggio, madame. Sta per arrivare il conte Duval. Ma c'è niente che... Ciao, sono Spartaco. Io sono Giulio Bonetti. Sono il suggeritore. Ah, meno male, va, perché io non so manco una battuta, tu la sai. E te credo, sono suggeritore. Già, allora, se non mi arrivasse il tuo suggerimento, io so fare una risata molto comunicativa. Ecco, durante sta risata tu mi ripeti il suggerimento, hai capito? Però mi devi star vicino. Ti sto attaccando. Come ti chiami tu? Spartaco. Sti cazzi. Mi raccomando, sì. Aria da nobile, tu sei il conte Armando Duval. Leggo io. Lei è una donna molto capricciosa. Tu entri e dici, Margherita? Ma che è una pizzeria. Capricciosa, ma Margherita. Dai, sparta con questa. Ti vero, amore. Stia attento, l'attrice sputa come un cammello. Non la sopporto più. Margherita. Armando. Margherita. Oh, Armando. Spartaco. Margherita. Armando. Spartaco. Eccolo. Margherita. Armando. Era ora. La vostra vista sola. Eh? La vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il gorgonzola? Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, eh? E provoca lutti nel cuore. E provoca rutti de core. Se si... L'espresso parenti ed amici. L'espresso fraterni e Parigi. Alberga una terza leggenda. Eh? Alberga una terza leggenda. Alberta si è persa la gente. Armando, parlate. Non sembra voi siate malata. Non sempre vi siete lavata. Cazzo, state... Sappiate che io sono un mutante. Oh sì, la mia essenza muta.
come il vento. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Così, mutante e senza. Con le mutande e senza. Armando, dite cose deliranti. E sono inerme e solitario. Sono un verme solitario. Scusate, signor Conte. Dici Tancella. Signora. Dici Tancella. Dici Tancella. Dici Tancella. Dici Tancella. E l'ho detto, dici Tancella sta compagna vostra. Ora cantate pure. Cosa c'è, Josephine? C'è il conte Duval che chiede udienza. Ma po' fa, ma c'è un equinozio, il conte Duval, so je, so me, so io. No. Come no? No. Ma Duval padre! Ma padre, sì. Duval. Duval. Mesi di prove, buttate via. Oddio, cosa dirà la critica? Padre! Dov'el? A lui. A me. Padre. Padre! Padre! Padre. Sappiate che io sono infermo nelle mie precisioni. Sono serio e positivo. Sono siero positivo. Basta. Evitiamo le dispute. Mi è sempre stato inviso il disputare. So bene di preciso. So bene di preciso. Con disputarvi in viso. Come sputarvi in viso. Per questa insana passione, mio figlio trascura il lavoro. I nostri terreni sono abbandonati. I nostri coloni rompono nelle nostre case. Io non permetto oltre. Io non permetto oltre. Che rompano i coloni. Che rompano i coloni. No, io questa non la dico. Vabbè. No, mi viene da ridere. Non la dico, dai. Che si dice, Rivombrosa? È impazzito. E sia. E zia? E sia. E zia? E sia, Conte. E zia, Conte? Sacrificherò. No. Lascerò vostro figlio. Josephine. Sì. Ma vaffanculo. Oddio, madame, sta male. Presto, un dottore. Eccomi. Però che velocità, che ASL, eh? Dottore, sentite se il cuore pulsa. Dottore, sentite se... Se pulsa. Sentite se puzza. Ancora pulsa. Ancora puzza. Dottore, ditemi tutta la verità. Dottore, ditemi tutta la verità. Parlate a cuor nudo. Parlate a cuor nudo. Che c'è? Alla tosse. Tornar potessi indietro. Tornar potessi indietro. Me lo misero. Indietro me lo misero. Armando. È morta. Esalo l'anima. Che vuol dire? E muore. Perdonami, Armando, se non conoscerai mai la dolcezza del mio... Quante lettere? Ma che deve dire? Amore! Amore! Sentito, babbo? Sentito, babbo? Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mi è ignota e a me ignota resterà. Che è mignota e mignota resterà. E spero. Abbassa la musica. Questo è qua. Allora grazie, grazie. Grazie, grazie. Ti faremo un bis. Vai. Che mignotta e mignotta resterà.